Stiamo sorvolando l'estremità nord-orientale della Calabria, l'Alto Ionio Cosentino. Affacciato sul Golfo di Sibari, l'Alto Ionio Cosentino è un territorio in cui sorgono 16 comuni, distribuiti sia sul versante costiero che sulle pendici montuose dell'interno. Lungo i circa 40 chilometri di costa risaltano i segni di un passato medievale vissuto nel timore della prossima incursione dei pirati. Si tratta di una superficie di 734 chilometri quadrati in cui vive una popolazione complessiva di circa 40.000 abitanti. L'interno è caratterizzato dall'intrico dei bastioni montuosi che fanno da spalliera al massiccio del Pollino. Un territorio scosceso reso più aspro dall'invadenza di innumerevoli fiumare, causate dai ripetuti disboscamenti di cui sono state oggetto queste montagne. A pochi minuti dallo Ionio, sullo sfondo della Serra Dolce Dorme, si trova il Monte Sellaro, che ospita sulle sue pendici un luogo di culto e pellegrinaggio, il santuario della Madonna delle Armi. Poco oltre, già nel cuore del Parco del Pollino, le timpe, colossali lastroni calcarei che ricordano l'origine dolomitica dell'intero complesso montuoso. Tra gli elementi che compongono il ricco e variegato volto dell'Alto Ionio Cosentino odierno c'è la ricerca di una nuova identità, il tentativo di un rilancio che distanzi la regione dal ruolo tradizionalmente marginale a cui è sempre stata relegata, soprattutto in campo economico. Per questo, già da tempo, nell'area sono in corso importanti iniziative di matrice sia comunitaria che nazionale. Tra queste, il progetto LEADER, per lo sviluppo dell'economia rurale condotto nel rispetto dell'ambiente, e la recente istituzione del Parco Nazionale del Pollino, di cui l'Alto Ionio è parte integrante e porta di accesso ideale. Esiste un lungo elenco di ragioni culturali, storiche e politiche che spiegano l'arretratezza di quest'area, ma non esistono ragioni che impediscano di leggere questa stessa realtà socioambientale da un altro punto di vista, ovvero come risorsa. Scoprire l'Alto Ionio, infatti, è un'avventura che si adatta benissimo alle caratteristiche di un turismo che va da chi predilige il mare pulito a chi ama scoprire la cultura dei luoghi che visita, a chi sa unire a tutto ciò la voglia di entrare a contatto con la natura, magari inoltrandosi a piedi lungo qualche sentiero di montagna. Tra i visitatori di questi luoghi non poteva mancare Ulisse, che sulla rotta di ritorno verso Itaca soggiornò 7 anni presso l'isola Ogigia, all'epoca dimora della ninfa Calipso, e oggi pescoso banco sommerso nelle acque prospicenti a Mendolara e Trebisacce. La presenza dell'uomo in quest'area è cospicua sin dall'età del bronzo, ma il passato più illustre dell'Alto Ionio Cosentino è quello legato a un nome antico, mediterraneo, Magna Grecia. Verso la fine dell'VIII secolo a.C., una civiltà straniera, Achei partiti in cerca di pianure fertili dalle regioni centrali della Grecia, approdò su queste coste. In poco tempo, lo spirito ellenico affondò salde radici sul territorio calabrese, dando vita a un sistema di città costiere legate tra loro da intensi traffici commerciali. Il risultato fu il prosperare di città la cui fama è giunta inalterata fino a oggi. Sibari, Metaponto, come anche altri centri minori, furono per secoli il punto di passaggio obbligato di una rotta mercantile che univa l'Asia Minore con l'Etruria, beneficando l'intera costa ionica di una stagione di ricchezza e di civiltà fino a oggi ineguagliata.
Se i romani non ebbero mai buoni rapporti con le genti locali, la breve parentesi della colonizzazione bizantina fu un'età durante la quale l'area conobbe una stagione di rinascita, stimolata principalmente dalle comunità di monaci basiliani provenienti dalla Siria e dall'Egitto. Questi esuli scacciati dagli arabi erano gli ultimi depositari della tradizione culturale greca e si distinsero come fondatori di monasteri e di comunità agrospirituali, influenzando per i secoli a venire le abitudini e il complesso mistico delle genti. Dagli affreschi della Cappella dell'Annunziata, che risalgono a 5 secoli di distanza dai primi arrivi dei basiliani da queste parti, emerge la fusione di un culto cristiano con quello panteista di origine greca, arricchito di elementi astrologici e divinatori propri della civiltà agraria. Il mare, che era stato veicolo di civiltà, divenne portatore di morte e distruzione con l'esaurirsi della fase magno-greca. Quest'epoca, che vide il passaggio di Longobardi, Normanni e Svevi, assistette anche all'intensificarsi delle scorrerie saracene. Per difendersi meglio dagli attacchi arabi, la popolazione scelse come sito dei nuovi centri abitati le alture dell'interno. Le coste assunsero in pochi anni quell'aspetto fortificato, da zona di frontiera, evidente ancora oggi nei maestosi castelli voluti nel XIII secolo da Federico II. Quello di Roseto Capospulico, in avanzata fase di restauro, e quello di Rocca Imperiale, in avanzata fase di abbandono. A dimostrare la persistenza delle scorrerie ben oltre l'età sveva, ci pensa il sistema di torri costiere di avvistamento, disposto intorno al 1565 per volere di Don Pedro de Toledo, quando l'Alto Ionio era la terra di confine di un lontano vicereame spagnolo. I turcheschi non rimarranno l'unico problema di questa porzione di costa. Il protrarsi per secoli di un regime di feudalesimo e poi il disastroso terremoto del 1783 impoveriranno sempre di più il territorio. L'isolamento e soprattutto l'immutabilità dei rapporti con le famiglie nobili proprietarie delle terre mantengono la popolazione locale avulsa da qualsiasi realtà di progresso e decretano sin dal secolo scorso la stasi socio-economica dell'area. Da allora fino agli anni più recenti, per la gente di queste parti sono state poche le occasioni per rinunciare alla propria arcaicità. Ma anche in questo caso c'è stato un prezzo da pagare: l'abbandono della propria terra, l'emigrazione. Thank you.
Il volto contemporaneo dell'Alto Ionio Cosentino conserva in molti aspetti, e non soltanto esteriori, saldi legami col passato. Teatro riservato alle rappresentazioni di scene tradizionali sono i vicoli di qualche paese, Canna, Nocara o per esempio Oriolo in gennaio, quando insieme ai vicini di casa si celebra l'uccisione del maiale. Può apparire crudele, ma l'insaccatura delle carni rese piccanti dal peperoncino e aromatizzate col pepe nero o col finocchio è un gesto propizio, che sta a significare che una famiglia intera mangerà salsicce e soppressate, ma anche capicolli, prosciutti, guanciale, pancetta, costolette, bistecche e quant'altro per tutto l'anno. In questa terra il passaggio dall'antico al moderno non procede a un ritmo accelerato, ma oggi da più parti, diversamente da quanto accadeva fino a pochi anni fa, si prende atto di questo fenomeno senza autocommiserazione. Anzi, qualcuno ci intravede un futuro. Un altro grande motivo di interesse di queste contrade, infatti, è l'atmosfera di passato che vi si respira. Un presente in cui la gente dell'Alto Ionio Cosentino ha saputo trasferire buona parte del complesso culturale antico. È un sapere fatto in casa, all'interno delle famiglie, che si riproduce eternamente. Come le trecce della collura, la scultura circolare di pane e uova che adorna le tavole per le festività pasquali. Sempre diversa, eppure sempre uguale. È un sapere fatto di riferimenti genuini e semplici, usi e costumi di gente legata al lavoro, alla terra e soprattutto al paese natale. Non è importante che il paese sia vivace o per forza bello, basta che si chiami Plataci, Albidona, Monte Giordano, Castroregio, San Lorenzo Bellizzi o, come quello che visitiamo ora, Francavilla. Immerse nella storia e nella cultura di ognuno di questi paesi, le devozioni ai santi e le altre festività religiose raccolgono nei giorni di celebrazione l'adesione dell'intera comunità. I vicoli, in genere poco affollati, dei centri storici si riempiono. Lunghi cortei sfilano per tutto il paese, mentre è continuo il cantare della gente. Voci e strofe si sovrappongono in un'unica melodia. Le litanie sembrano non avere né inizio né fine. Non lontano da qui, ma già nel territorio del comune di Cerchiara, ci si può stupire col bellissimo mistero della pietra acheropita, custodita in una cappella del Monastero delle Armi. È un'immagine sacra, non dipinta da mano umana, di Madonna con Bambino venuta alla luce durante la costruzione del santuario, che ricordava l'apparizione della Vergine avvenuta 10 anni prima, nel 1440, su queste montagne. Intorno alla pietra, prima e dopo la miracolosa scoperta, numerose leggende, sintetizzate nei versi settecenteschi del poeta Nicolaus de Orazio. Mentre li cacciator seguo le tracce di cerva, che ver l'andro il più fugace, sparì la belva e di Maria Fangaccia, che per farsi trovar cerva si face. Mentre l'ergere il muro il fabbro è vago,
gran prodigio del cielo un sasso aprio, che svelò di Maria l'eccelso immago e di Giovanni a fianco il volto pio. Quelle armi a cui fa riferimento il nome del santuario sono un'italianizzazione del nome greco Ton Armon, che significa delle grotte. Anche la Madonna, apparsa ai due cacciatori sotto forma di cerva, si era rivelata loro nella sua vera essenza dopo averli attirati in una delle tante grotte presenti nel territorio di questo comune. Per la festa di San Vincenzo, patrono di Amendolara, tutto il paese scende in strada. Per tre notti consecutive, nelle piazze divampano gli enormi falò della festa dei Fucarazzi, che celebra la fine dell'inverno. Un rito pagano che, pur essendo mutato nel corso del tempo, mantiene ancora inalterato il suo carattere ancestrale. Dalle fiamme delle notti di Amendolara alla pioggia del più alto dei comuni dell'Alto Ionio Cosentino, Alessandria del Carretto, per un'altra festa di origine antichissima e che anche in questo caso si protrae per diversi giorni, la festa dell'abete. Dopo l'impegnativa fase del trasporto dalla montagna al paese, a cui prestano i muscoli le giovani generazioni di alessandrini, il tronco dell'abete, lungo circa 20 metri e pesante diverse tonnellate, verrà reso il più liscio possibile. Gli verrà restituita la chioma segata per il trasporto e infine verrà issato a forza di braccia e messo in verticale. Sempre presenti in queste occasioni, zampognari, suonatori di tamburello e di ottobassi, con le loro musiche incitano instancabilmente i compaesani nelle complicate e faticose tappe della festa. E poi, finalmente, la gara, dove chi riesce a raggiungere la cima troverà appesa ai rami soltanto un po' di verdura, ma si sarà guadagnato la gloria di essere il campione dell'abete fino all'anno successivo. Siamo ai primi di maggio. La celebrazione di Sant'Alessandro, patrono del paese, completa i festeggiamenti con l'immancabile processione, l'incanto dei prodotti agricoli, le devozioni e le richieste di grazia. 250.000 2, 250.000 3. Il
Il gruppo di azione locale Alto Ionio Cosentino, operante in quest'area dal 1991, ha predisposto 4 itinerari che conducono agevolmente alla visita del patrimonio culturale, nonché storico e archeologico fin qui descritto. Situata nel cuore di un territorio integro e ospitale, l'attiva rete di aziende agrituristiche, alcune delle quali ricavate nei locali dismessi di antiche masserie, rappresenta per il visitatore il migliore punto di partenza. L'offerta turistica dell'Alto Ionio Cosentino è rivolta a un'utenza in cerca di un'alternativa intelligente per le proprie vacanze. In altre parole, è diretta a chi piace abbinare il soggiorno tradizionale, fatto soprattutto di mare, tranquillità e riposo, a escursioni nelle aree naturalistiche. Il tutto, possibilmente, a condizioni accessibili sotto il profilo economico. Grazie a un clima generalmente favorevole, che conosce temperature rigide soltanto d'inverno, il resto dell'anno può essere considerato a tutti gli effetti una lunga stagione adatta a diversi tipi di turismo. Una stagione che nell'Alto Ionio Cosentino inizia con l'arrivo della primavera e si protrae fino ad autunno inoltrato. Se gli appassionati di mountain bike hanno un percorso attrezzato a loro completa disposizione sul Monte Sparviere, chi non si è abituato al sellino e alla fatica dell'escursione ciclistica può ripiegare su altri mezzi di trasporto, come per esempio un fuoristrada, necessario sulle piste non asfaltate che da Alessandria del Carretto o da San Lorenzo Bellizzi conducono verso i punti più suggestivi del massiccio del Pollino. La varietà dei tragitti escursionistici è tale da soddisfare le esigenze di qualsiasi ecoturista. Fornisce occasioni per passeggiate distensive e tonificanti, riserva incontri di ordinaria meraviglia con la natura pressoché incontaminata del Parco Nazionale. Anche se si tratta di percorsi privi di pericoli e che nelle giornate adatte non procurano difficoltà d'orientamento, da queste parti è sempre meglio farsi condurre da una guida. Soltanto la compagnia di un conoscitore di questi luoghi consente di apprezzare in pieno i motivi di interesse geologico e naturalistico dell'area. Superati i boschi di faggio e abete bianco delle quote inferiori, la meta di questa escursione è un belvedere naturale dal quale ammirare in tutta la sua mole la timpa di San Lorenzo, un enorme cuneo di pietra dolomitica sbucato dalle viscere della terra 1,5 milioni di anni fa. Sulle rupi calcaree e sulle creste emergenti dai boschi spiccano con il verde scuro delle chiome le sagome bizzarre dei pini loricati che si stagliano sulle massime vette del massiccio in superba solitudine. Eredità del periodo della glaciazione, i pini loricati del Pollino hanno una forma tormentata, contorta e mutilata dal vento, dalla neve, dai fulmini. Di origine balcanica e diffuso in Italia soltanto in queste zone, può raggiungere i 1,000 anni di età. Alla poderosa immagine di spinta verso l'alto che regala la timpa di San Lorenzo, fanno da contrappunto le profonde gole incise alle sue falde dal lavoro del torrente Raganello. Alimentato dai numerosi corsi d'acqua che solcano il massiccio, il canyon del Raganello si snoda per circa 10 chilometri, interamente percorribili con qualche precauzione durante la stagione estiva. È sicuramente uno dei luoghi dell'Alto Ionio Cosentino più selvaggi e impressionanti, con le altissime pareti verticali delle gole che in alcuni punti si stringono fin quasi a toccarsi. L'escursione lungo i greti sassosi del torrente Raganello è senz'altro impegnativa, ma lo sforzo viene ripagato dallo scenario davvero unico in cui si procede.
Ovunque spicca il rosa acceso degli oleandri in fiore che ornano le rive del torrente. E non finisce di meravigliare l'eccezionale vitalità di questa pianta, capace di allietare con le sue splendide fioriture gli ambienti più sterili, anche quando la calura estiva sembra aver disseccato ogni cosa. Ma l'estate è anche la stagione del riposo per eccellenza. Riposa la terra dopo la mietitura. I campi coltivati esibiscono sotto il sole i segni chiari e gentili del lavoro dell'uomo. Riposa anche l'uomo, naturalmente, trovando lungo i 40 chilometri di costa le opportunità di svago che più gli sono congeniali. Anche in questo caso l'offerta è ampia e diversificata. Ci si può sistemare con la famiglia nella baietta limpida e poco frequentata di Albidona, oppure cercare refrigerio e compagnia sul lido di Villa Piana, o andare a Torre Sparcata, a Capospulico, nei pressi del castello di Roseto. Tra gli obiettivi individuati dal GAL c'è quello di incrementare il flusso turistico. Un'iniziativa che non prevede lo sviluppo di questa risorsa come fine ultimo, ma che vede il turismo principalmente come veicolo per il ripristino o l'avvio di altre attività economiche ad esso collegate. Uno stimolo per il rilancio occupazionale in un'area dove le opportunità lavorative scarseggiano da sempre. L'importanza del cammino intrapreso nell'Alto Ionio Cosentino è considerevole e sembra fornire i presupposti giusti per una nuova possibilità nella vita di questo territorio, l'investimento ambientale. Significa investire collettivamente per una gestione del mare, delle foreste e dell'ambiente che tenga conto dei benefici godibili non solo dalla nostra generazione, ma anche dalle prossime. Come si dice, un progetto ambizioso, arduo e di lungo respiro, ma che trova nell'area dell'Alto Ionio Cosentino tutti i motivi, naturalistici e non, per essere perseguito.